Ciao a tutti ragazzi, bentornati dal vostro Korad. Siamo sulla Nazareth di Zoom Eleven 2, Tempesta di Fuoco. E siamo qui tornati, siamo rimasti qui a questo. Oi, Jude, mi raccomando, superate la serie ragazzi, mi piace, iscrivetevi e commentate. E partiamo, dai. State indietro, questa è una questione tra me e loro. Jude, Arg, chiamare la testa. Giù, scappa, giù, ma vai via di qui, non avrai nessuna possibilità se lo affronti adesso, ci costringerà a usare quella tecnica. Zitto! Perché non spifferare tutti i nostri piani? Non ci si può fidare di nessuno a questi tempi. Ehi, non mettere le mani addosso. Lasciali andare, cosa diavolo hai fatto? È un lavaggio del cervello. Lavaggio del cervello, non mi offendi. Non ho fatto altro che avverare i loro desideri. Volevano diventare più forti e volevano pareggiare i conti con il loro capitano traditore. Mi sono limitato a dare loro una piccola spinta al loro sentimento. Joe, David, mi dispiace, Joe, non sono riuscito a proteggere la tua squadra nella tua assenza, ma forse in fondo io volevo che questo accadesse. Sei sempre stato il migliore di noi, il genialista della squadra. Ho sempre fatto del mio meglio per essere come te. Volevo sapere cosa si provava ad avere tutto. Shuffle, quei sentimenti hanno continuato a crescere dentro di me. Posso dirvi una cosa? Cioè, nel senso, io sono quasi contento che questa serie non sia così tanto seguita sul canale. Io, cioè, ovviamente, vorrei più numeri, però per certe sofferenze che dico è vero che la vedo meno persone possibile. Quindi sappiate che se la state vedendo siete fra i eletti privilegiati che si godono queste perle, ok? Quando mi hanno detto che il mio desiderio sarebbe stato esaurito, non ho saputo resistere, anche se significava tornare a Dirty Dark. David, come hai potuto manipolare i loro sentimenti in questo modo? Ancora spero di ottenere. Abu! E che c'è? Fai in fretta, le cose. Le cose iniziano giusto a farsi interessanti. Allora l'hai trovata, bella notizia. Ma che cazzo. Bene signore, ora ci siamo tutti presentati. Perché non risolviamo la questione dell'Absolute Royal Academy? Ci troverete al molo di Hammer. Ti aspettiamo signor ex capitano. Forza gente, andiamoci da questo posto. Sì, Caleb. Aspetta, lascia andare, lascia stare. Come è potuto succedere? Jude Weldon è già ahimè, qualcuno con cerca l'Absolute Royal Academy. Questa è la mascherina, Bloom, ci aveva visto lungo, Bloom. Gli farò sapere che andate da quelle parti, vi aiuteranno. Ehi, Jude, ti chiedo scusa per essere importante prima. Lo so, risolverò entrambi. Grazie mille, capitano. Jude, sono così terribile. Le punizioni delle tecniche sono state rubate, devono essere prese da quelle dell'Absolute. Aia, vuol dire che è una tecnica. Intanto vi sono di Mark, scusate. Vabbè. Hanno trovato una tecnica speciale, potrebbe essere proibita. Quindi non deve essere assolutamente utilizzata. Quindi attenzione. Bene, dobbiamo informare Ilman della cosa e tornare quindi al molo di Ahimè. Ahimè, devo tornare lì. Scusate. Bene. No, non volevo parlare con te, caro. Non ti avevo neanche visto, dire il vero. Torniamo a Ahimè. Basta, ok, scusate. Ahimè, poi si pronuncerà Ahimè. Non lo so, però in ogni caso RIP Ahimè. No, vabbè, basta. Ok, quindi dobbiamo sprint e dobbiamo andare dal nostro caro Ilman. Io faccio una controllatina. Ok, ottimo. Ricordo che questo è un Nazareth, ok ragazzi. Anzi, mi stavo per dimenticare. E la nostra carissima Shylight la saluto e la ringrazio, perché ha notato che quella volta di Willy in realtà aveva giocato contro la Secret Service, non mi ha detto male se non sbaglio. Ho controllato anch'io ed era effettivamente così. Forse un'altra squadra, ma ho visto che ha giocato Willy. Quindi proprio mi tolgo una vita ragazzi. E torniamo se non sbaglio a 4 vite. No, 5 forse, 5. Però è tutto in descrizione. Avrò messo aggiornato appunto con la novità di Shylight, che saluto, grazie mille. Quindi aggiorno quella vita in meno. Ehi,
Non è guai, le guardie dell'Alius hanno cioccolato l'allenatore. Ah, non mi ricordo che ogni tanto per il registro, quindi magari alcune novità, alcuni commenti li vedo un po'. Cioè, li vedo in tempo reale per rispondere, però da video mi fanno un po' più tardi. Corre, cazzetto, veloci, corre in forest. Deve essersi fatto catturare cercando di salvare quell'altro ragazzo dell'Absolute. È l'allenatore Ilman. Meno male, per il tempo. Ragazzi, giusto in tempo. Rainbow Eleven, si può prendere da noi, li distruggeremo. Evo un po' la voce rauca. E quel gira dove portare? Accidenti. Siamo circondati e non ci riusciremo a battere tutti. Cosa facciamo, Mark? Non abbiamo scelto, dobbiamo batterli. Riusciamo a battere tutti e li battiamo giustamente, ok. Ehi, tutto bene? Ma voi siete... Siamo che parete raggiunte. Si va a caricare attentamente tutti i bambini di gioco per affinato. Oh, The Swing, ehi, vabbè, che piacere vedervi, voglio... Scusa, Jod, abbiamo saputo la Bloom del tuo arrivo solo adesso, siamo venuti il prima possibile. Bene, ho tante buone lezioni a queste testi dure. Ottimo, ho sapete cosa fuori. Lascia fare a noi. Noi ci occuperemo di questi idioti. Voi dovreste aiutare quel vecchio Rudere. Ah, pensavo si riferisse a Ilman. Scusatemi, non pensavo. Ok, Rudere non è Ilman, ok. Andiamo, che ci pensano loro. Ah, no, ok, c'è comunque la sfida. Bene, ok, fatto bene allora a caricarmi. Allora, ragazzi, io potrei andare tranquillamente in istruzzo. Però io, la giraffa affamata mi è rimasta un po' lì. Cioè, mentre la giraffa affamata mangia le foglie e le glutisce, nonostante il collo lungo, a me è rimasto un po' qua, nonostante il collo un po' più corto della giraffa. Raga, io ci provo. Non è facile fare la giraffa, raga. Bisogna avere un collo lunghissimo. Lo struzzo ha un collo leggermente più corto, quindi può essere un po' più facile. Comunque no, io volevo... No, non me la rischio, faccio un calcio gemello. Però qui è sempre bella la tecnica, specialmente con... Sì, con coadiuvato da Jude. Ok, dovrebbe essere un gal per la demo contro questi agenti. Famosi anche loro re agenti. Vengono usate un po' dappertutto, dalla cucina alla chimica. Comunque, addirittura uno schema abbiamo visto. Avete visto? Il treno. Il treno per le sfide, immagino. Ciuf ciuf, quello 111, se non ricordo male. Bene, bene. Sembra che siete riusciti a liberarvi dalle guardie. Grazie, si sta dedicando aiuto. Le abbiamo fatte per te. Siamo solo preoccupati per Joe David. Allora, non avevano detto che l'Absolute doveva essere qui da qualche parte vicino? Dubito che posso trovare le parole che sono dalla bocca da un passo. Porco. Questo posto? Non vedo nulla che intorno. Forse dovremmo guardare meglio comunque. Ok, ispeziona il molo più attentamente. Lo farò, caro. Lo farò e vedo anche la bandierina lì che mi dà il suo suggerimento. E quindi siamo qui nel nostro ponte. Il capitano dell'Absolute mi ha detto che si trovava da qualche parte a quant'anno. È davvero che sono entrata all'Absolute nella carni? Attenzione, clip! Ma... cosa? Non c'è una scuola qui? Hai ragione! Ma come parlo, Todd? Che ti pensi che siamo, Ray? No, vabbè! E per uno tsunami. Ciao a tutti. Clip mastodontica quasi quanto questo stadio, che non so dove trovi i fondi Dark. Tra lo stadio della Zeus volante e questo stadio è stato molto bagnato. Dove trovi i fondi Dark? Il potere dell'Alius Academy ci ha permesso di risorgere dalle nostre ceneri. Poi per delle squadrette, vabbè, niente. Proprio così, ora siamo l'Absolute Royal Academy. Reida. Ma che bravo e perspicace. Nostro Ilman. Sono loro, raga.
c'è anche il nostro slavo russo preferito. So che sono due cose diverse, ma è un mix. Ok. Incredibile questo stadio, per come è disegnato e per come è grande. Ma quindi si uniscono a noi quelli della Royal, non ho capito. Dark. Ecco perché non riusciremo a trovare l'Epsilon Throne Academy. È un sottomarino. Che un sottomarino si è equipato a Oshman per essere questa cosa enorme. Ehi, David, già veniamo ad aiutarvi. Ara, veniamo ad aiutarvi. Vabbè. Un momento, ragazzi, tanto solo è pericoloso. Oh, Bobby, ma quant'è che non parlavi? Oh, certa gente non ascolta mai, è tipico. Oh, ma posso fare un porco attimo? E non parlo da una vita. Oh, non mi fanno mai parlare. Dimmi tranquillo, io adesso non sto tranquillo e non mi fate mai parlare. Ma che stiamo? Oh, e perdere la testa? Ma sto perdendo io la testa. La situazione qua si complica. Jude, tu giocavi in squadra con Seth for the King, vero? Vabbè. Sono ancora in squadra con loro. Incredibile. Capisco. Forza, Jude! Dobbiamo andare da fermare Dark e salvare i tuoi amici. Pensaci bene, non abbiamo idea di cosa possa aver macchinato. Non preoccuparti, lui può usare tutti i trucchetti che vuole. Noi vinceremo sempre giocando pulito e onesto. Onestamente, vabbè. Poi molto onesto. Quindi ci stai dicendo di salire questo oso? Certo, che stare con voi non ci si annoia mai. Boia. Ragazzi, andiamo. Forza. Voglio. David, giù. Mi tireremo fuori da lì un botter d'occhio. La portano sempre su Sicilia. Fuci Mark, Dark non riesce a battere lì. Eppure è una brutta sensazione. Sapere che è qualcosa di terribile. Chissà, chissà, chissà. Ok, tutti a brodo. E tra l'altro, vabbè, ho usato solo Jude col calcio gemello, ma posso andare tranquillamente. Io come tattica, se non sbaglio, l'avevo già messa, ma la rifaccio vedere. No, tecniche tattiche. Perché avevo messo, ragazzi, come novità di questa partita, Janus. Infatti, avevo già preparato la formazione Sni, nel senso che di nuovo non, cioè, ho preparato tutto a posto, ma non c'è ancora inserito la new entry. E potrebbe essere proprio Janus al posto di Eric. Potrebbe essere questa. Scott era la new entry scorsa. Si può fare così, raga. Direi che siamo a questo. Peccato per Jude, che appunto non è carico perché sono dal calcio gemello. Però, raga, per un calcio gemello, al massimo lo sostituiamo proprio con Eric, che scalpita in panchina. Anche il nostro misterioso Pitbog. No, lo usiamo magari come bonus per un'altra partita, visto che è una Nazo, c'è un regolamento. Ogni volta un giocatore diverso in campo. Almeno un giocatore diverso in campo. Dark. Vicinetti. Quanto tempo, Mark? Guarda, guarda. C'è anche giù. Dark. Come? Non mi chiami più comandante. Mi ferisci. Cosa hai in mente questa volta? Non capiresti mai i miei piani. Tu non capisci nemmeno il vero significato dell'absolute. Se non fossi scappato via, ora ti sarebbe tutto chiaro. Non sono scappato via. Mi sono solo rifiutato di seguirti ciecamente. C'è Dark? Cioè, che collegamento c'è tra lei e la sua accademia? Anche per me. Anche per me è un piacere conoscerla, Lina Schiller, giusto? Ora vediamo un po'. In effetti mi sto servendo del potere dei maestati dell'Alius Academy, dell'Imperatore dell'Alius, per l'Imperatore dell'Alius, e chi sarebbe? Volino con il capo dell'Alius, vero? Prima di tutto, lascia che ti restituisca i tuoi nuovi amici. Lo considero un regalo da parte mia. Sì, sì, poveretti. Sembra che Giù vi abbia sfruttati per gli scopi ancora una volta. Ehi! Voglio. State bene? Stavamo solo giocando un po' e guarda come sono ridotti. Cos'è inutile, non mi meraviglio che Giù si sia liberato dell'oro. Io te la farò pagare. David, Giù, tornate in voi. Ti batterai con noi? Piace parte. Jude, voglio sapere cosa significa essere come te, avere tutto. Devi, tutto è fatto, lavaggio il cervello. Non perderò questa partita per nulla al mondo.
non sarò umiliato davanti a... E lui che... Apriamo le danze, ci sarà da divertirsi, giù... Sconfiggerò Caleb. E anche te, Dark. Farò fallire i tuoi folli piani adesso, una volta per tutte. Quindi inizia la partita in questa parte che andrà poi a concludersi nella prossima. Imponiamo lo stile... Fail. Apriamo lo stile con stile, come sempre. Mannaggia, questo è lo stadio della Royal Academy, dell'Absolute. Sempre non si vada a spese, come dicevo. E ci siamo. Ciò che conta, vicini, due vincere e perdenti non hanno ragione di esistere. Dovevi saperlo. Non sei quello che è riuscito a fare pace con il passato, ok? Mi fai pena. Avanti, diamo inizio a danze. È tempo di battere questi vecchi amici. Abbiamo preparato qualcosa di veramente speciale per voi. Vi coinvolgerà, vi sconvolgerà. Come la caverete così facilmente? Il calcio è divertimento, non si tratta solo di vincere, di perdere. Almeno questo è ciò che penso io. Stavolta per diverso, vinceremo questa partita e dimostreremo a Ray Dark che si sbaglia di grosso. Avanti, vinceremo quello di uno sorriso la tua faccia, Stonewall. Bene. Ok, Raymond contro Absolute Royal Academy. Non ci stava, ma... E' quello, ecco qua il nostro schema, ve l'ho già un po' fatto vedere prima. C'è Janus come new entry, può darci una mano. La Starly in mezzo rimane sempre Lupo naturalmente. E questa invece è la squadra avversaria. Conosciamo King, conosciamo Stone, conosciamo Sanford. Gli altri sono tutti new entry. Ok, direi che può cominciare la partita. Spero non sia scriptata, ricordo che è una Nazaro. Quindi se subiamo un gol perdiamo una vita. E ricordo anche che se facciamo gol con la stessa tecnica, con lo stesso giocatore, perdiamo lo stesso una vita. Ma partiamo a bomba, direi. Vedo un vantaggio d'elemento che può darmi fastidio in realtà da parte di King. Darmi fastidio nel senso che perlomeno può essere difficoltoso segnarli. Ma comunque io attivo il furore e ci provo lo stesso con un farolato su Twitch ogni lunedì e giovedì. Io la Nazaro la carico lunedì e giovedì apposta. Quindi sapete che stasera, raga, c'è... Farolato su Twitch, seguitemi, siamo io e Rising Legend. Poi l'ultimo episodio sarà, se non ricordo male, il 17. Abbiamo fatto gol, raga. C'è il gol. Abbiamo segnato. Porca miseria. Grande Ostraghetta. Bravo, Kevin. Allora, questo dovrebbe uscire, se sbaglio, questo gameplay, insomma, il 13. Può essere? Può essere il 13, raga. Non ricordo più. O il 13 o il 14. Non mi ricordo quando è. Quando sarà. Per voi domenica 13 probabilmente. Il 13, raga, sì. Credo. No, lunedì. Non mi ricordo, raga, non mi ricordo. Beh, o 13 o 14, voi lo sapete, lo sta venendo il 13 o 14, vabbè. Quindi la prossima parte in cui affronteremo e termineremo di affrontare almeno la Absolute Royal, ragazzi, sarà l'ultima parte in cui vi dirò seguite il farolato questa sera, perché poi va in pausa il farolato, ma tornerà nel 2021 con una stagione strabiliante, ragazzi, con un sacco di novità. Comunque, Jude, ancora lui. Parole in mezzo per Kevin, che si fa rivedere. Vuole passare la show, perché non posso fare il gol ancora. Vedete che mi ricorda la Nazaro. Cioè, potrei, ma perdere una vita non sarebbe valido. Quindi, sempre col furore addosso, tormenta glaciale di Aiden Frost. Ops, Sean Frost. Vediamo se siamo ancora col furore. Attenzione, non fa nulla, Joe King. E passiamo addirittura col gol di Sean Frost. Siamo addirittura, ragazzi, a 2-0, pazzesco. Non me l'aspettavo, sinceramente. Quindi, bellissima prestazione da parte del duo d'attacco, Sean e Kevin. E continuiamo a pressare, continuiamo a pressare. Stai aspettando, Stonewall? È ora di usare quella tecnica. Avanti! Quella tecnica? Sì, agli ordini. Cosa parla? Ehi, Sanford, è arrivato il nostro momento. Aia. Bene. Ti stupirò, Jude. Questa tecnica speciale è dedicata a te. Aia. Una tecnica speciale? Sarà. No, non può essere. Il pinguino imperatore numero uno. Aia. Aia. David, no, non farlo. Aia. Ma ci sta a guardare, Jude. Aia. Devi quella tecnica che è proibita. Che bella che è proprio. Il operatore numero uno. Gol scriptato, perché non ho fatto niente, quindi non perdo la vita, sappiamo il nostro regolamento. Quindi io sto tranquillo. 2-1. Ok. Primo operatore, ma è proibita come tecnica. Cioè, nel senso, si fa del male, ragazzi.
Però noi non dobbiamo demoralizzarci, perché siamo con il vantaggio, nonostante il loro potere devastante. Quindi si ricomincia, raga, si ricomincia con il 2-1 per noi. Lo lasciano fare, è un po' goblinito. Intanto Caleb Stonewall che sta perdendo comunque. E niente, ragazzi, io direi che faccio un'ultimissima azione. Anzi no, mi sembra, perché siamo arrivati, se non sbaglio, ai 20 minuti. Quindi raga, mi raccomando, farò lato stasera, vi aspetto numerosi. E mi raccomando anche il mi piace per la serie, iscrivetevi al canale per le prossime parti, per altri video in Azuma. Commentate col vostro momento preferito nella parte, perché ce ne sono dei esileranti. E vabbè, e mi raccomando, condividete anche con i vostri amici, con gli appassionati di Azuma, perché si merita di vedere anche altri questa serie. Va bene ragazzi, ciao a tutti.